dei semi per partire nella nuova stagione di Agricoltura Veneta. Benvenuti. Perché siamo partiti con i semi? Perché si parla tanto di biodiversità, addirittura ci sono dei comuni che comprano dei semi di facelia che danno ai propri cittadini per cercare di attivare una presenza maggiore di api. Insomma, c'è molta attenzione ai semi. E proprio per questo siamo venuti in una delle aziende leader del settore qui a Tomolo, in provincia di Padova, per farci raccontare il viaggio del seme, cioè dagli inizi, da dove viene preso, poi da dove viene selezionato, per poi arrivare a quella che può essere il foraggio, ma che può essere anche il giardino di casa vostra. Proprio per questo allora entriamo in questa azienda, che fa questo tipo di produzione, e andiamo a incontrare ovviamente il titolare, ovvero Mauro Frigo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto ci racconta che semi sono questi. Questo è l'oietto italico. E viene, serve per che cosa? Fare foraggio, l'oiessa in Veneto. Ecco, perfetto. Senta, come vi siete inventati questa storia? Soprattutto è una storia lunga, mi pare. È una storia lunga, siamo alla quarta generazione, la terza come Padana Sementi, infatti qui le foto col nonno, e le prime selezionatrici nel dopoguerra. Perché è importante selezionare e selezionare proprio veramente fino all'ultimo il seme? La qualità è fondamentale per garantire dei risultati agli agricoltori. Ecco, poi voi avete due, diciamo, sezioni, una dedicata al foraggio, quindi proprio agli agricoltori, e un'altra invece dedicata al tappeto erboso. Con la prima siamo partiti, le origini sono da lì, mentre il tappeto erboso è stato inserito negli ultimi 30 anni, ma in particolare negli ultimi 10 l'abbiamo sviluppato parecchio, anche con un occhio particolare alla ricerca di varietà più resistenti, in maniera di ridurre l'input, tutti gli input chimici, e quindi avere un tappeto erboso che sia più sostenibile. Mauro Frigo, dove ci troviamo? Qui siamo all'interno del magazzino di stoccaggio, dove i semi qui sono già selezionati, confezionati e certificati, pronti per essere consegnati. Una volta il nonno come faceva per fare questo lavoro? Era ben diverso, raccoglieva le produzioni locali, le riportava a casa, le selezionava e le riportava al mercato. Invece adesso voi come fate per avere tutta questa quantità? Beh, una cosa per spiegarla semplicemente, l'oietto italico. 25 kg servono per seminare un ettaro, da quell'ettaro mediamente si raccoglieranno 1000 kg di seme pulito. E così per tutte le specie, insomma. Voi avete due linee, Italia e anche estero, proprio per questa moltiplicazione. Sì, se facciamo riproduzioni in Repubblica Ceca, Polonia, Ungheria e anche Argentina. Tutto naturalmente certificato, verificato, perché il seme deve essere in purezza. Sì, le superfici vengono sottoposte al controllo degli enti preposti, il seme viene selezionato, certificato, insaccato e poi è pronto per essere spedito in Italia. Poi voi qui lo lavorate con le vostre macchine? Allora, parte va fornito così com'è, in purezza, e parte viene mescolato, perché noi siamo grossi produttori anche di miscugli da foraggio. E ci siamo spostati nella zona proprio delle macchine, siamo con Dario Raffaello, responsabile della produzione della Padana. Qui cosa sta per succedere? Adesso loro stanno caricando una componente singola di questo miscuglio all'interno di questo miscelatore. In questo caso stiamo parlando di una componente, l'oietto da foraggio. Che adesso praticamente da dentro... Finisce dentro in questo miscelatore, che è sostanzialmente un silos, chiamiamolo così, con delle cocle che agevolano la miscelazione del prodotto al suo interno. E quindi il calcolo, diciamo, delle proporzioni è fatto in base alla quantità di ogni singolo sacco. Sì, il miscuglio, che è quindi quello che si viene generato alla miscelazione, è un prodotto bilanciato dal punto di vista del foraggio. Quindi fornire un miscuglio anziché un'essenza singola fornisce un prodotto che è bilanciato per tipologia, per fibrosità, per, o piuttosto che per capacità energetica, livello di proteina, e quindi tu dai un foraggio che è molto meglio rispetto all'utilizzo di una singola componente. Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo raccontando dell'importanza dei semi, della loro miscelazione, sia per quanto riguarda l'allevamento, per quanto riguarda l'alimentazione bovina, ma anche per i tappeti erbosi, quindi per i nostri, per i vostri giardini. E a questo punto, qui alla Padana Sementi, siamo con Dario Raffaello, responsabile della produzione, e un'altra macchina alle nostre spalle. Questa che macchina è? Questa è una selezionatrice che dal prodotto grezzo raccolto sul campo ti permette di ottenere un prodotto selezionato, quindi un prodotto destinato alla vendita.
come se fosse una miti trebbia da banco, ferma, che con i suoi crivelli, con la sua ventilazione, seleziona il seme mano a mano con dei parametri e con dei tipi di crivelli regolati in funzione del tipo di prodotto. Quindi quello che esce, il seme buono, è di una certa dimensione e di una certa pesantezza. È un seme che è privo di infestanti innanzitutto, privo di tutti i corpi estranei, magari qualche sasso, qualche pietra, e quindi che rientra all'interno di alcuni parametri che vengono definiti dal Ministero idonei alla certificazione. Ma non è l'unica macchina selezionatrice che avete? No, non è l'unica macchina selezionatrice che abbiamo, che tramite il ferro sostanzialmente aiuta a selezionare il tipo di prodotto. Ma un esempio pratico di seme buono e seme infestante? Il classico è sull'erba medica il seme di cuscuta. La cuscuta è rugosa, invece il seme di erba medica è liscio. Quindi il seme di erba medica passa, la cuscuta invece si attacca sul magneto. Siamo spostati nel laboratorio di Padana Sementi e incontriamo il biologo responsabile, ovvero Guido Pignata. Buongiorno. Senta, qui cosa fate? Allora, qui vengono controllate le sementi, tutte le sementi che sono state lavorate. E queste sementi devono rispecchiare le norme di legge sia per purezza che per germinabilità. Ecco, questo è un laboratorio particolare, giusto? Esatto, il nostro è un laboratorio, uno dei pochi laboratori accreditati dall'ente certificatore che è il CREA per il controllo delle sementi. Ecco, e il controllo viene fatto manualmente, vedo. Esatto, e il mio collega sta facendo il controllo della purezza, in cui si separano i semi puri da tutti i contaminanti. Che semi sono questi? Questo è seme di senape bianca, usata per sovescio. Ecco, qui viene controllato che il seme sia puro, giusto? Esatto. E dopodiché? Dopodiché i semi vengono posti in una piastra, vedete qui, su carta da filtro con semplice acqua di rubinetto e messi a germinare a temperatura controllata. Che voi non lasciate qui, immagino, come no, temperatura controllata. Esattamente. E cioè in questi armadi che sarebbero dei frigoriferi? Sono dei frigoriferi? Sono degli armadi climatici, ovvero degli armadi che controllano la temperatura, l'umidità e la luce, quindi simulano la fase giorno e notte. E dentro loro cosa succede? Aspettando il numero di giorni necessario, succede che il seme germina, quindi fa il suo lavoro. E qui noi andiamo alla fine del tempo stabilito a contare i semi che nascono e quelli che non nascono. E quindi il massimo della qualità è nel numero di germinazioni. Esatto. Qui siamo in campo, Guido Pignata, ovvero dove qui si vede il frutto del vostro lavoro. Esatto, qui possiamo toccare con mano in particolare alcune colture estive, quindi il sorgo prima di tubo, quindi sia sorgo da foraggio che sorgo da granella, e alcune colture estive da sovescio. Che vuol dire il sovescio? Allora, il sovescio è una pratica che serve a concimare il terreno utilizzando delle piante, quindi fisicamente si va ad arare sotto, ad interrare la pianta che vedete qui. Questa intanto è una vigna cinese, quindi una pianta tropicale leguminosa che fissa azoto e lo restituisce poi al terreno. Sono piante che appunto favoriscono, attirano ad esempio gli insetti pollinatori e quindi favoriscono anche la biodiversità. Che vengono abbinate però con altre piante quando sì, voi fate i famosi mix. Esattamente. Tipo poi, ad esempio? Possono essere utilizzate come ingredienti per dei miscugli per fare vari tipi di lavoro nel terreno. Quindi questa da sola farà tanto azoto. Se noi la misceliamo con un'altra pianta tropicale, sempre leguminosa come questa che vedete, che è la crotalaria, si può avere sostanza organica, quindi tanta massa e allo stesso tempo tanto azoto. Qui abbiamo invece il sorgo, qui si parla invece di alimentazione animale. Esattamente, esattamente. Le vediamo belli verdi, belli rigogliosi, voi non li avete assolutamente, non avete portato acqua. Esatto, questa è una cosa che di solito colpisce molto guardando una pianta come questa. Sono piante cresciute con le piogge normali che sono venute nella stagione, né più né meno. Questo è un mix, un miscuglio di semi per tappeti erbosi. Nel dettaglio è un seme professionale. Ecco, la differenza, diciamo, del tappeto erboso, cioè il tappeto erboso che particolarità deve avere e qual è il tappeto erboso che funziona di più? Le esigenze, le caratteristiche che deve avere un tappeto erboso è quello di sicuramente resistenza alle crisi idriche, resistenza alle malattie e soprattutto deve avere una bassa manutenzione, perché fare manutenzione equivale anche ad avere dei costi. Poi c'è naturalmente lo stress da calpestio, questo riguarda soprattutto i campi di calcio, perché voi fornite anche i semi per i campi di calcio. Sì, noi forniamo semi per campi di calcio perché abbiamo dei miscugli e delle essenze che hanno la particolarità di sopportare il calpestio, di avere una velocità di recupero dopo le partite, quindi sono effettivamente quelle mirate per quest'uso. Possiamo dire insomma che sulla vostra erba, ad esempio, la vostra erba viene calpestata da Cristiano Ronaldo? È probabile, è probabile.
E mentre vediamo un'immagine dei due figli del titolare, che sono in realtà il vero futuro, giusto col passaggio generazionale, è vero, sì, che stanno studiando la stessa stanno materia? Stanno studiando e continueranno la nostra strada. D'altra parte, lei che generazione è? Io sono già la quarta. E quindi avete capito, è una strada lunga che continua. Ringraziamo il titolare, a questo punto ringraziamo Padana Sementi. Grazie a tutti voi per l'attenzione e arrivederci alla prossima puntata.